L'arte del Vangelo presenta questa settimana il racconto per immagini dell'incontro tra Gesù e Zaccheo, capo dei pubblicani, a Gerico. Cominciamo con l'opera di James Tissot, Zaccheo sul sicomoro in attesa del passaggio di Gesù, realizzata tra il 1886 e il 1896, e ora presso il Museo di Brooklyn, New York, Stati Uniti. Abbiamo già incontrato James Tissot, pittore francese del XIX secolo, celebre sin da giovanissimo per i ritratti femminili e mondani, esiliato a Londra per le sue simpatie rivoluzionarie al tempo della Comune di Parigi del 1870, ha poi realizzato una imponente serie di immagini ispirate dapprima ai Vangeli e poi anche all'Antico Testamento nei 10 anni in cui visse in Terra Santa. In quest'opera Gesù cammina seguito da una grande folla. Molta gente si accalca anche lungo la strada, si appoggia ai muri di pietra lungo la via, sale persino sugli alberi. Zaccheo, in effetti, non è il solo ad essere salito su un gigantesco sicomoro. Ecco lui, però, che si è sporto maggiormente in avanti, sino a incrociare lo sguardo di Gesù, e Gesù gli annuncia che entrerà a casa sua. Gesù non ha guardato le vesti sontuose di Zaccheo, che lo fanno distinguere come un ricco notabile e insieme lo espongono al pubblico disprezzo. Gesù non aveva guardato neppure le vesti stracciate dei lebbrosi che gli chiedevano la guarigione, vesti anch'esse che li esponevano al disprezzo della gente. Quello che conta davvero è il gioco di sguardi tra i due. L'episodio narrato da Luca si svolge a Gerico, non solo una tra le più antiche città del mondo, con circa 11.000 anni di storia, ma anche quella posta alla più bassa altitudine, 250 metri sotto il livello del mare, nella depressione del Mar Morto. Per questo motivo propongo come seconda immagine una vetrata forse non particolarmente eccelsa dal punto di vista strettamente artistico. Una vetrata che raffigura Gesù e Zaccheo, realizzata nel 1924, ma che ha una caratteristica importante: è nella chiesa del Buon Pastore proprio a Gerico, dove l'avvenimento che qui viene rappresentato si è storicamente svolto. Zaccheo, davvero piccolo di statura, non ha timore di rivelarsi davanti a Gesù, piccolo soprattutto per le sue fragilità e per le inquietudini che lo avevano portato a cercare di vedere Gesù. Gesù è vestito di rosso, la sua umanità, di blu, la sua divinità, e di bianco, la sua innocenza. Ed è una innocenza che non si ritira davanti al peccato e alla fragilità umana. Non solo le accoglie, ma va loro incontro. Si noti che Gesù sta sollevando il piede sinistro per salire sulla soglia della casa di Zaccheo. Quell'uomo, disprezzato perché era esattore delle imposte e quindi collaborazionista
degli occupanti romani, veniva visto da tutti come un peccatore, e in effetti lo era. Ma Gesù non lo disprezza, gli si fa vicino e annuncia la salvezza. Una salvezza che giunge anche in una città così antica, posta così in basso, dove ancora oggi crescono alti alberi di sicomoro con frutti avvolti in un morbido guscio. Una città oggi araba dentro i posti di blocco dell'esercito israeliano. Puoi leggere questo episodio del Vangelo di Luca al capitolo 19, versetti 1-10. Thank you.